Ora la vicenda della nave Diciotti: sono partiti da Messina i 100 migranti che verranno accolti dalla Chiesa in varie diocesi italiane. Arriveranno in serata nel comune di Rocca di Papa, dove la popolazione è divisa tra favorevoli e contrari. L'inviata Perla di Poppa. Un'altra tappa del viaggio infinito dei migranti di nave Diciotti. Sono partiti in 100 questa mattina a bordo di due pullman scortati dalla polizia. 39 sono rimasti a Messina, sono i gruppi che andranno in Irlanda e in Albania. Gli altri hanno attraversato lo stretto, li attendono 10 ore di autostrada per raggiungere la destinazione scelta dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il centro Mondo Migliore, gestito dalla cooperativa Auxilium alle porte di Rocca di Papa, Castelli Romani. L'istituto ospita già 300 persone. Qui nessuno vuole parlare, ci mandano via. Benvenuti, dice il cartello in più lingue, ma la popolazione non la pensa così. Il paese è diviso. Non sono favorevole, umanamente sì, per aiutarli un attimo, in primo momento. Poi però devono essere dislocati in tutta Europa, mi sembra che non sia così. Sono favorevole che vengano qui, non vedo problemi di sorta che possano darci. Dovranno vivere questi qua. Questa è una zona adesso momentaneamente un po' povera di lavoro. Saranno smistati in altre città? Ma questo non lo so, io so intanto vengono qui. Il sindaco ha preso dai giornali dell'arrivo dei 100 migranti. La decisione è scesa dall'alto, quindi non è stata una decisione nostra. Noi possiamo sposare, come abbiamo sempre fatto, del nostro meglio, creare il meno attrito possibile e garantire un giusto equilibrio tra i cittadini e gli ospiti del centro. Tensione forte.